Finalmente, dopo moltissimi anni, nel gennaio 2017 sono stati definiti nuovi livelli essenziali di assistenza, che sono tutti quei livelli legati alla prevenzione, all'assistenza territoriale e ospedaliera a cui i cittadini hanno diritto per la promozione della propria salute. In quell'occasione, però, non sono state fissate le tariffe né delle prestazioni di specialistica ambulatoriale né delle prestazioni protesiche. E quindi di fatto la situazione è bloccata dal 2017, perché non essendo state fissate le tariffe, neanche i livelli essenziali di assistenza sono stati resi esigibili. Da allora ovviamente si può immaginare quante cose nuove, quante prestazioni nuove sarebbero potute essere messe a disposizione dei cittadini, ma di fatto non sono state messe a disposizione dei cittadini ancora neanche quelle del 2017. O lo è stato fatto in modo difforme nei vari territori, con regioni che sono andate più avanti e regioni che sono rimaste molto indietro. Da qualche settimana sul tavolo della conferenza Stato-Regioni è il decreto tariffe, che dovrebbe solo essere approvato per rendere finalmente esigibili i LEA del 2017 e tutto quello che nel frattempo si potrebbe aggiungere. Quindi questo decreto va approvato in tempi rapidissimi. Dopo la pandemia, davvero i cittadini, soprattutto i pazienti con malattia cronica e rara, non possono più aspettare. Per questo, con 133 associazioni, Cittadinanza Attiva e OMAR, il coordinamento delle malattie rare, hanno inviato una lettera appello al Ministro della Salute, al Presidente del Consiglio Draghi, al responsabile della salute, l'assessore Donini, nella conferenza Stato-Regioni, affinché si metta rapidamente mano all'approvazione di questo decreto tariffe. La salute dei cittadini italiani non può più aspettare.